espressioni delle allenatrici. L'allenatrice della squadra del Brasile addirittura si muove tipo ballando durante l'esercizio delle sue ginnaste, per cui chi è qui presente all'interno del palazzetto può anche ammirare questi particolari. E adesso è la volta di Stiliana Nikolova. Si è divertita e ha fatto divertire anche il pubblico, l'abbiamo sì, sentito visto, alle nostre spalle. Assolutamente sì, figlia d'arte questa ginnasta, perché la madre ha fatto parte della squadra nazionale bulgara nel 1985, il padre è stato invece un calciatore della nazionale bulgara, quindi è vissuta nel mondo dello sport. Si è divertita, devo essere sincera, costruzione degli esercizi molto intelligenti da parte delle sue allenatrici. Strategici. Con questi sì, assolutamente, musiche super dinamiche, super coinvolgenti. E che l'hanno costretta anche a mantenere un ritmo esecutivo dall'inizio alla fine veramente molto molto elevato. Da tachicardia. Grande resistenza per lei. Ha sfoggiato delle difficoltà di giro anche lei, di altissimo valore tecnico. Ecco la differenza tra ginnaste normali e ginnaste con una certa personalità. Lei è una ginnasta come la nostra Sofia Raffaelli, come le nostre italiane, insomma, con una certa personalità. Cioè, questo passaggio stupendo che abbiamo appena visto, molto molto originale, un lancio di due clavette. Molto molto bello, sì. Concordo pienamente con quello che hai detto. Una ginnasta dalla grande personalità e che ti rimane sicuramente impressa. Sembra più piccola della sua età ed è un 2005, per cui ha 17 anni. È giovanissima comunque, da poco senior, diciamo. Sì, da poco senior, esatto. Per quanto riguarda l'età, da quest'anno le 2006, quindi le sedicenni possono entrare nel campo internazionale in categoria senior, perché nel nostro sport al di sotto sei ancora una junior. E allora vediamo, perché questo è l'ultimo punteggio, l'ultimo esercizio di questa finale con le clavette, è in attesa appunto di scoprire quale posizione si salirà sul podio. Facciamo un pronostico, Vale? Io penso di sì. E non vogliamo smentire Valentina Rovetta. Credo che abbia comunque un valore di partenza elevato. 32 e 200, terza posizione alle spalle, si lascia battere dalla sua compagna.